Nel panorama regionale è stata una delle prime manifestazioni che è stato deciso di farli. E l'abbiamo spostata da luglio a agosto, però sta riscuotendo anche con il cambio di location dalla piazza Forte Braccio a San Francesco comunque un buon pubblico, attento anche e rispettoso delle normative che la pandemia in corso ci obbliga. Quindi vi invito a vedere questa mostra, a venire a Montone rispettando le regole, e noi come amministrazione stiamo cercando comunque di rilanciare il nostro territorio, il nostro comune, con gli eventi che appunto portano Montone in alto in Europa, nel mondo e anche, diciamo, indirettamente la nostra regione. Ieri abbiamo tenuto una tavola rotonda molto importante, abbiamo discusso, abbiamo messo insieme, diciamo, i segretari della CGL Umbria e Calabria, il segretario della UIL, della CISL e anche il presidente della Coldiretti Umbria, il presidente della CIA Umbria, e con la presenza dell'assessore vicepresidente della giunta regionale Moriconi abbiamo discusso del tema del caporalato. Quindi questo festival, insomma, abbiamo anche dei momenti di confronto che sicuramente contribuiscono ad arricchire il nostro patrimonio culturale e di conoscenza. Siamo molto contenti perché appunto siamo riusciti a fare il festival posticipandolo d'un mese. Mi sembra che vada tutto molto bene, e la gente è contenta, ma soprattutto i bambini sono contenti di venire e continuare appunto la tradizione della giuria dei bambini per i cortometraggi. Il pubblico è contento dei film, mi sembra un po' che come essere tornati alla normalità, e siamo chiaramente molto felici di poter dare questa opportunità alle persone. Il festival lo facciamo proprio in collaborazione con il comune di Montone, il sindaco è una persona eccezionale, quindi devo dire siamo contentissimi. Il festival qua ha trovato la sua cornice perfetta, sembra di stare dentro un nuovo cinema paradiso. Quest'anno purtroppo ci siamo spostati in un'altra location che è altrettanto bella, però la piazza ci manca.